Grazie Presidente. Beh, io ringrazio che l'ennesima riscrittura di questo emendamento for dummies, che però, ripeto, a me sembra o una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore, o riconoscere che l'assessore, siccome gliel'avete dovuto riscrivere voi, il collaboratore che magari non ha svolto bene il suo lavoro. Questo a me dispiace, non è un bel segnale. Comunque, tornando invece alla sospensione, mi sembra che non l'abbiamo chiesta solo noi, ma anche il consigliere Foti, e perché queste presentazioni all'ultimo minuto sembrano un po', visto che magari qualcuno la copia l'aveva già avuta, ma proprio il Movimento 5 Stelle no, sembra strano che noi non ci sia dato il tempo. Per quanto riguarda il tempo di lavoro e i livelli, anche all'interno dell'Assemblea legislativa ci sono dei dipendenti, questi dipendenti che lavorano tante ore. Io penso alle segreterie delle commissioni, alle segreterie d'aula, che anche loro lavorano tanto e devono fare tardi perché magari devono fare un lavoro di redazione sugli emendamenti e tutto quanto. E quindi per loro non vale il fatto che per essere dirigente uno debba avere la laurea. Noi qui non stiamo parlando del fatto che uno possa scegliere intuito persone. Stiamo ribadendo il fatto che è giusto che se uno non ha la laurea, non può essere pagato quanto un dirigente, perché all'interno della pubblica amministrazione funziona così, anche se è intuito persone, perché comunque queste sono persone che sono all'interno della pubblica amministrazione e li pagano i cittadini. Quindi i cittadini devono sapere che i loro soldi vengono spesi in maniera coerente, e coerente vuol dire ci sono delle regole. Se sei laureato puoi ambire a essere pagato quanto un dirigente, se non lo sei non puoi ambire a essere pagato quanto un dirigente. Grazie.